Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. E ciao a tutti, ragazzuoli, e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare da soli, ragazzi. E per fare questo glitch, ragazzi, i requisiti sono minimi. Il glitch è facilissimo, lo potete fare tutti, almeno che abbiate i requisiti, insomma. Quindi il primo requisito, ragazzi, è il nightclub con il garage B2 e dentro l'auto che vogliamo sacrificare, l'auto che andremo a perdere, ragazzi. Quindi in questo caso nel B2 avremo una LGRH8, ragazzi. Allora, in questo glitch non servono targhe personalizzate, mi raccomando. Partite da una sessione solo a inviti, quindi portate fuori l'auto che volete sacrificare e una volta che avete portato fuori l'auto da sacrificare, aprite il telefono, ragazzi, come sto facendo io. Andate in colpi dell'apocalisse, ne avviate uno da solo, ragazzi. Non appena avete il caricamento in basso a destra, fate start online creatore, dovete andare nel creatore e dovete andare in modalità creatore, ragazzi, come sto facendo io. Semplicissimo, facile facile per davvero, ragazzi. Una volta che siete qui, attendete qualche secondo, non più di tanto, ragazzi, perché altrimenti il gioco vi butterà dentro al colpo, insomma. Quindi a questo punto accetteremo il messaggio per uscire da GTA Online, andremo in modalità creatore. L'unica cosa che dovremo fare quando saremo in modalità creatore, ragazzi, è premere Start Online e avviare una sessione di GTA Online, oppure fare direttamente così. Vedete voi, a vostra preferenza. Fate o Start Online oppure avviate una sessione di GTA Online, come vedete nel video. Ragazzi, la clip non è mia, l'ho presa da Centurion81, trovate il suo canale tra i miei canali amici insieme a tutti i canali del team Glitch, quindi andatevi ad iscrivervi nei loro canali. Io purtroppo non sono riuscito a girare questa clip per motivi di tempo e quindi me la sono fatta prestare da Centurion81. Però qualcuno di voi saprà già che Dark Glitch ha portato una live, insomma, dove faceva vedere il video, o comunque dove faceva vedere il glitch, insomma, ragazzi. Quindi vedete voi, andate a vedere la live di Dark, andate a vedere il video di Centurion, fate come cazzo vi pare, raga. Basta che visualizzate sto video perché è veramente importante, è semplice semplice. E ovviamente dovremo avere il respawn, ragazzi, che avevo dimenticato di dirlo, nella base operativa. Quindi respawneremo in una nuova sessione, che sia pubblica o che sia privata, non è importante, nella nostra base operativa. Usciremo dalla nostra base operativa, ragazzi, e troveremo giustamente l'auto che abbiamo lasciato fuori dal nightclub. Quindi adesso andiamo fuori dalla base operativa. Come ho già detto, ragazzi, nella base operativa dovremo avere l'auto che vogliamo duplicare, in questo caso un'auto retro o comunque un'auto di Bennis, ragazzi, quindi qualunque auto di Bennis andrà bene. Come vedete, ragazzi, questa qui che vedete qui fuori è esattamente l'auto che avevamo appena abbiamo incominciato a fare il glitch prima di cambiare sessione. Quindi una volta che siamo qui, l'unica cosa che dovremmo fare è salire sull'auto ed entrare nella nostra base operativa, che deve contenere l'auto che vogliamo duplicare,
e soprattutto, ragazzi, dovrà essere piena. Quindi ricordatevi, dovrà essere piena. Quindi a questo punto, ragazzi, come vedete, base operativa piena, andremo ad entrare nella base operativa e andremo a premere X su base operativa piena, e ovviamente quando saremo nella base operativa andremo a sostituire l'auto che noi vogliamo duplicare, in questo caso una LG Retro Custom o una qualunque auto di Bennis. Potete anche duplicare la Deluxe, ma la vendete una volta sola per il prezzo di 2 milioni, anche perché poi il clone vi pagherà 200.000, quindi potete duplicare solamente una volta, cioè le potete anche duplicare più volte, per carità di Dio, però comunque sia piate 200.000. Quindi a questo punto andiamo a sostituire l'auto, ragazzi, e una volta che abbiamo sostituito l'auto, adesso vi faccio vedere che non è avvenuto nulla, ragazzi. Cioè, nel senso, noi abbiamo fatto la sostituzione, vedete che noi avevamo queste tre auto qui, noi abbiamo fatto la sostituzione con quest'auto qui, ma quest'auto per il gioco risulta sempre una LGRH8, ma allo stesso tempo all'interno della nostra base operativa rimarrà la Retro Custom. Quindi adesso noi andremo ad uscire e l'auto automaticamente cambierà targa e prenderà la targa dell'auto che noi abbiamo utilizzato inizialmente. Come vedete, il glitch è facilissimo, ragazzi, non servono birre, non serve un cazzo, non dovete fare nulla. L'unica cosa che dovete fare a questo punto, quando avete, diciamo, fatto tutti i passaggi in maniera come ve li ho spiegati io, riguardate il video se al limite non avete capito, riguardatelo più di una volta, chiamate il vostro centro operativo mobile, aspettate che vi compaia il centro operativo mobile e andate a salvare il veicolo nel centro operativo mobile, ragazzi, e a questo punto potete ripetere il glitch. Per ripetere il glitch, l'unica cosa che dovete fare è tornare al nightclub, tirare fuori nuovamente un'altra LGRH8 e ripetere tutti quanti i passaggi che avete visto nel video. Dovete ripetere tutto esattamente paro paro come lo avete visto, ragazzi. È semplicissimo, non dovete stare lì a buggarvi, non avete bisogno di un amico per unirvi, non avete bisogno di un cazzo. Allora, nel terzo slot ovviamente del vostro centro operativo dovrete avere un deposito veicoli personali, perché altrimenti non vi lascerà mettere l'auto nel centro operativo mobile, e siete pronti a rifare il glitch, ragazzi. A questo punto l'auto sarà salvata, la potete mettere dove cazzo volete, nel centro operativo mobile, nella base. L'importante è che quando ripetiate il glitch, ragazzi, quando ripetete il glitch, la base operativa deve essere piena, vi deve comparire sempre il messaggio di base operativa piena, ragazzi. Quindi, detto questo, io penso che possiamo terminare qui. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti belli.